Ciao a tutti, benvenuti su Pequod. Io sono Michele, oggi parliamo di fantasy, quella rubrica mensile dove ci dedichiamo appunto alla scoperta di mondi possibili e lo facciamo col nuovo numero di Kalia, edito da Bugs Comics. E siamo al numero 5, ovvero la città Palazzo delle Nubi. Un titolo molto bello, molto poetico e anche molto profetico, potremmo dire. Almeno l'assonanza mi porta a dire questo. Iniziamo. La copertina di Kalia è molto bella. L'avevamo già intravista nel numero precedente, ma ora vederla in grande sicuramente merita. Cosa notate? Vabbè, a parte il carro casa di Lina, che a me piace moltissimo, e già per chi mi segue lo sa sicuramente, e qui ce l'abbiamo in primo piano, bellissimo, grande, con tutti i personaggi che ne fanno da contorno. Ma la cosa bella è che Kalia non è la protagonista di questa copertina, come lo era stata finora, fondamentalmente, no? Perché, come vedete, Kalia invece è relegata qua sopra, piccolina piccolina, e quasi a diventare parte integrante dell'albo stesso tutta la compagnia dell'anello. Scusate, tutta la compagnia del mondo di Teia. È carina questa cosa perché appunto non danno un'importanza solamente a Kalia, anche nelle copertine, ma si dà in questo caso importanza a quella struttura che è il carro e che questo carro è così fondamentale che appunto porta questi viandanti, questa compagnia, in giro per la contea di Teia, per il mondo di Teia, scusate. Allora, come avete visto anche dall'intro, ci troviamo nella città Palazzo delle Nubi, no? Questa qui. E siamo al di fuori dei confini di Gallor, della contea di Gallor, per la prima volta da 4, da 5 numeri a questa parte. E per la prima volta, ora ve li faccio vedere nel dettaglio subito, abbiamo la comparsa, finalmente, dopo gli elfi, dei nani. Eccoli qua. Da quanto dicono i due autori, sia Luca sia Leonardo, il disegnatore Vittorio Santi ha avuto un arduo compito, no? Nel disegnare e nel creare questi nani, proprio perché essi, insieme agli elfi, hanno una fondamentale importanza nel mondo fantasy. E quindi come crearli, come delinearli? A quanto dicono loro e a quanto scrive anche poi l'idea di Vittorio, che molto presto intervisterò e poi parleremo anche con lui dei disegni di questo numero di Kalia, si è ispirato agli ominidi di Neanderthal. E infatti avete visto che hanno i nani questa figura un po', questo viso un po' schiacciato, che ricordano appunto l'uomo di Neanderthal. La storia è molto bella. Allora, è un numero che mi è piaciuto. C'è da dire, innanzitutto, che essendo ancora numero 5, secondo me Kalia deve strutturarsi da un punto di vista, no? Anche di combattimenti, di guerre varie, non so, magari non ci saranno, questa è una mia idea. Però la struttura narrativa che finora sta costituendo le storie di questo fantasy a me piacciono. E forse chi mi segue già avrà capito il perché. Perché fondamentalmente a me il fantasy mi piace così. Molta avventura, molti dialoghi, molte ambientazioni dove non ci sono troppi conflitti e troppi combattimenti. E quasi fosse un fantasy più profetico, più poetico, no? E questa situazione a me piace. Mi ci ritrovo molto bene. E mi diverto nel leggerla. Soprattutto mi piace il fatto di trovare ogni mese una città differente e un viaggio con delle storie che si raccontano e che portano poi ad una conclusione. Sì, perché come si dice,
La cosa più bella del viaggio non è il punto di arrivo né il punto di partenza, ma è il viaggio stesso, il processo che c'è dal punto A al punto B. Ovviamente questa è una visione soggettiva e ci mancherebbe, ognuno poi ha la propria visione sul fantasy ed è giusto che sia così, avere una diversità di pensiero. Però a me piace, me lo sto godendo e amen. E amen, ecco. Che dire, la storia scritta da entrambi i curatori è molto bella. Non so se l'ha scritta più Leonardo o più Luca. In ogni caso, sto notando che man mano che si va avanti, ogni albo è scritto più bello. Perdonatemi, è un termine brutto da dire. È scritta bene, nel senso che i testi e le parole utilizzate, anche delle singole parole ricercate per questa struttura narrativa, per me sono adeguate. Ho trovato termini molto, molto belli e termini inusuali per la lingua attuale e quasi obsoleti, no? Che ovviamente non conosce quasi nessuno. Però è bello ritrovarli perché ti fa capire questo, che la ricerca anche sulla scrittura è importante. Quindi bravi ai due curatori, sia Luca che Leonardo. I disegni di Vittorio mi sono piaciuti, tant'è che come vi ho detto lo intervisterò prestissimo, e mi sono piaciuti perché non solo abbiamo quella ricercatezza anche sulla struttura dei nani, che non era semplice da portare, e anche le atmosfere che ha creato, come ad esempio questa pagina qui che è molto bella, di notte in cui Calia sta guardando verso la città Palazzo delle Nubi, dove la mattina seguente si recherà insieme all'elfo Calon per capire cosa sta succedendo. Perché la storia sì è basata dentro nella città Palazzo delle Nubi, ma non propriamente sulla montagna dove la città si erge, ma nei bassi fondi dove c'è appunto questo casolare dove vivono i nani. E non vi dico altro perché appunto non vorrei spoilerarvi troppo. Fatto sta che poi Calia e Calon andranno da soli mentre Lina, la compagnia, staranno giù ad aspettare insieme ai nani, andranno loro due a capire e a recuperare il fratello di un personaggio femminile che è andata a ritrovare la madre, colpita appunto da questo morbo. La cosa interessante, la chiave di lettura nuova, è che il morbo non attaccherà solo gli umani, ma come vedremo in questo numero, anzi vi dirò, il morbo non corrompe appunto solo le razze, come scrive qui in un dialogo, ma può pervertire la natura. Genera mostri capaci di nutrirsi di esseri viventi di cui ne prendono parzialmente la forma. E parliamo appunto questo qui, che viene chiamato nel fumetto Amadride. Amadride. Faccio lo spelling giusto per correttezza di comunicazione. Quindi ecco, vediamo in questo numero che il virus, il morbo pallido, si manifesta anche in un'altra forma. Allora, qui, come vi dicevo, le scene di combattimento sono pochissime, come lo sono state finora negli altri albi. Vediamo Calia, Calon combattere contro questo uomo albero, questa Amadride, appunto. E niente, e poi si ritorna, appunto, giù, dove vivono i nani. Allora, la cosa bella anche dell'albo è l'epilogo. L'epilogo in cui si intravede lo Gialdest, amico conoscente di Calia, ovviamente non vi dico nulla, ma l'epilogo è molto carino perché ci svela delle cose. Che dire, il numero per me vale, la storia continua, è meritevole. Vi ho detto anche sulla storia e sulla sceneggiatura. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e
Come del resto sugli altri numeri di Kalia, vi faccio vedere la nuova copertina, anch'essa molto bella, dove si intravede Kalia con questa piccolina che sicuramente è lei stessa da piccola. Quindi ci fa presumere che questo albo potrebbe essere una sorta di flashback sulla sua vita passata. E vediamo se sarà ambientato anche in una città specifica, perché dietro vediamo anche. E questo piccolo villaggio. Che dire? Grazie per avermi ascoltato. Condividete il video con chi ama il fantasy, con chi sta seguendo Kalia. E a presto. Ciao.